Oggi più che partite e partiti, direi partite e informazione, anche se poi ci si arriva lo stesso ai partiti o comunque alla situazione extracalcistica. Dicevo partite e informazione perché hanno esternato tutti e quindi fa impressione quello che hanno detto per un'interpretazione di quello che è successo in questa giornata di campionato. Cominciamo da chi è primo in classifica, il Milan. Per lui ha esternato Ibrahimovic. Ibrahimovic è, credo sicuramente, il miglior giocatore in circolazione nel campionato italiano, ma si lamenta del fatto che le giornaliste o i giornalisti gli facciano domande scomode del tipo i rapporti con l'allenatore Allegri, insomma, da dopo la partita con l'Arsenal di mercoledì scorso in Champions, abbastanza sofferta, ecco che parlano tutti, o di martedì quando era, insomma, quando ha perso 3-0, parlano dei rapporti, di quanto si è lamentato Ibrahimovic, del tipo di gioco fatto, del tipo di squadra messa in campo, insomma discussioni fra il più grosso calciatore di cui dispone il Milan adesso e l'allenatore del Milan stesso, campione d'Italia. E certo, una giornalista va e domanda questo, anche perché povero Ibra non tiene nel debito conto che interessa, pare, agli italiani quasi di più il pettegolezzo, il gossip, i litigi, tutta questa serie di cose, che non l'aspetto tecnico. Di calcio pensano di intendersene tutti in questo paese, non se ne intende quasi nessuno, è paradossale, è un po' come il discorso sulle tasse, ne parlano tutti ma al di là dell'apparenza, della superficie, come vadano davvero le cose, insomma, non sono in molti a saperlo. Il calcio è la stessa cosa, la faccia dei commissari tecnici. Di sicuro Ibra rimane in campo formidabile, lo si è visto, però non è detto che il Milan non possa fare a meno di lui. Io tutte le volte che leggo di un Berlusconi che sogna Cristiano Ronaldo, penso adesso rivende Ibra e compra Ronaldo, in un giochetto che con Ibrahimovic gli è già riuscito col Barcellona. Questo per quel che riguarda il Milan. Subito dietro la Juventus. La Juventus è in silenzio stampa. È un silenzio stampa urlato, perché quando tu vai in silenzio stampa dicendo che parlano le immagini, come ha fatto la Juventus, beh, parlano le immagini, si presume a danno della Juventus, ed è vero, l'arbitraggio non è stato favorevole alla Juventus, però la Juventus sbaglia tanto, non segna mai, ha uno score, come si dice, di gol fatti irrisorio in confronto al Milan. Fa un buon campionato perché non ha mai perso, quindi lo dice già la faccenda stessa, però non basta non perdere con tre punti a vittoria, bisogna vincere, la Juventus vince poco, meritava, strameritava di vincere a Genova, con il Genova non l'ha fatto, ha preso i pali, hanno annullato un gol buono, forse non gli hanno dato un rigore, magari un altro rigore l'hanno negato dall'altra parte, quindi insomma la solita pastetta arbitrale più o meno in buona fede, però comunque rimane la grande colpa della Juventus di segnare pochissimo in proporzione al gioco, e che si lamenti dopo un Parma-Juventus 0-0 è un conto, che si lamenti di nuovo stando zitta però dopo un Genoa-Juventus di nuovo 0-0 vuol dire che evidentemente un po' di malattia c'è, e se va avanti di questo passo vince il Milan, non ci sono santi, anche perché per esempio sabato c'è Parma-Milan e Fiorentina-Juventus, un bel test, una bella domenica. Se la Juventus guadagnasse quel giorno dei punti cambierei giudizio, ma se rimangono come sono, oppure addirittura il Milan allungasse, dovesse allungare di un'altra incollatura per esempio, beh, allora le cose, insomma, si metterebbero in un certo modo, come del resto i valori in campo prima dell'inizio del campionato lasciavano prevedere. Non è finita, c'è un'ulteriore variazione sul tema. Gli allenatori continuano a cacciare allenatori dopo aver ricacciato Mondonico dal Novara e ripreso Tesser vincendo, e adesso tocca al Cagliari che ricaccia Ballardini e riprende Ficcadenti. Insomma, credo che da 60 anni non ci fosse una moria di allenatori in corso d'opera come questa volta. In realtà sbagliano quasi tutto. Questo è un calcio che ha accumulato alla fine dell'anno scorso 1,55 milioni di debiti, cioè 1 miliardo e 550 milioni di euro di debiti. Un calcio così, per forza è un calcio alla rinfusa, quando non addirittura ovviamente in bancarotta. E siccome c'è bisogno di un fusibile, il fusibile è sempre l'allenatore. È troppo difficile cacciare tutti gli allenatori, tutti i giocatori, è praticamente impossibile. Ed è impossibile che il presidente o lo staff
dirigenziale di una società dica siamo stati noi, non succede in nessun campo, figuriamoci nel calcio. Quindi si caccia l'allenatore, molto semplice, non c'è un grande problema. Però in tutto questo mi piace segnalare quello che ha detto uno come Emiliano Mondonico, che come saprete ha vinto recentemente una partita decisiva, quella con il tumore. Ebbene, Mondonico ha detto: se mi hanno preso perché dovevo salvare il Novara un mese fa o quello che è, 2 mesi fa, e adesso mi cacciano trattandomi esattamente come un qualunque allenatore, come succede appunto a ogni piede spinto dappertutto, ebbene vuol dire che non mi hanno preso perché ero un malato, per pietà, ma mi hanno preso come allenatore, come salva squadra. Non l'ho salvata e comunque non avrei avuto la possibilità di farlo in così poco tempo, mi mandano via, ma di questo prendo il bello della routine, di essere in vita. Tanto di cappello a Mondonico. Dicevo che però sono 4 i capitoli di queste esternazioni fra partite e informazione. La quarta sono le interviste degli zingari, tra virgolette o senza virgolette, cioè degli scommettitori che in giro per l'Europa e per il mondo truccano le partite e combinano il calcio. Ebbene, queste interviste sono state di una chiarezza formidabile. Vi devo dire la verità, io ho cominciato a scriverlo sul Fatto molti mesi fa.